Fatti della sicurezza nella BAT oggi si rinnovano. Quali sono gli obiettivi e quali sono le novità? Allora, questo è appunto un rinnovo. Abbiamo inteso per questi primi 6 patti snellire il protocollo. Voi sapete che io, diciamo, rispetto ai protocolli ho una certa diffidenza e quindi amo quelli che poi possono essere seguiti, possono essere controllati e verificati. Quindi rispetto ai precedenti abbiamo fatto un lavoro, ecco perché insomma ci è voluto qualche mese, per snellirli, per renderli diciamo efficaci, nel senso che ci sono pochi obiettivi importanti, molto importanti e secondo me raggiungibili. Quali sono? Allora, sicuramente la videosorveglianza, cioè sono quei temi che abbiamo discusso più volte in tutti questi incontri che anche faccio in giro con l'osservatorio, ma insomma anche in altre circostanze. E quindi sicuramente la videosorveglianza, sicuramente una maggiore illuminazione, sicuramente laddove non c'è il regolamento urbano con i DASPO, sicuramente attività di controllo anche degli esercizi commerciali, quindi mi riferisco alla movimentazione, vita, ma anche attività, come dire, di supporto rispetto ai commercianti, un rafforzamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, questo diciamo principalmente, poi le scuole sicure, insomma una serie di attività, anche iniziative di informazione e formazione sui temi della legalità. Questi temi, poi tra l'altro per ogni comune ci sono delle piccole differenze, non è un protocollo unico, non ho voluto fare un modellino che si adattasse bene a tutte le stagioni, per ogni comune ci sono delle differenze, abbiamo puntato su alcuni temi più che su altri. Rispetto agli altri, cioè si può fare un bilancio dei primi, che risultati si sono avuti sul territorio? Allora, sicuramente al di là di tutto, insomma, questi protocolli hanno avuto importanza perché comunque hanno quantomeno, sollecitato, come dire, l'attenzione su alcune tematiche. Però, probabilmente, diciamo, non c'è stato, come dire, un completamento degli obiettivi che erano stati, ci si era preposti. Io terrei per esempio moltissimo a che per quello che riguarda la videosorveglianza ci fosse un'attività intensa da parte dei sindaci nei confronti anche degli operatori commerciali perché colleghino le videocamere laddove ci sono alle forze dell'ordine. Dei patti che si rinnovano a pochi giorni dall'annuncio dell'arrivo del ministro Piantedosi, come vi state preparando a questo incontro? Che cosa potrete Io per il eventualmente... momento non mi sto preparando, nel senso che abbiamo appreso con gioia, diciamo, questa venuta, perché è sempre comunque, al di là, diciamo, dei contenuti che saranno sicuramente interessantissimi, è sempre un grande onore avere qui in questa prefettura il ministro che non è mai stato qui se non per l'inaugurazione della questura, quindi 2 anni fa. Quindi sarebbe, credo, la prima volta che si svolge un comitato con il ministro in questa prefettura, almeno per quello che ricordo io. Detto questo, nel momento in cui avremo la notizia della data in cui si prevede appunto questa visita, noi ci prepareremo, come sempre, intanto fornendo una relazione, diciamo, sullo stato della provincia. E anche sui buoni risultati che ultimamente sono stati raggiunti e dei quali credo voi siate ben consapevoli.